Un'esperienza nuova, molto internazionale, ma che parla italiano. Il cambiamento sicuramente è stato molto importante, sono in un'altra location importante, sempre a Roma, molto centrale, vicino a dei monumenti sempre importanti, però con stimoli nuovi. Più vado avanti e più i miei viaggi sono presenti nella mia cucina, nei miei piatti. È una cucina molto personale, le spezie, le alghe sono molto presenti, infatti in questo periodo sto cercando di bilanciare i piatti con la sapidità delle alghe e delle spezie, mi sta riuscendo bene, il 50% dei miei piatti adesso sono senza sale aggiunto, non per una questione salutistica, come si dice, ma per un qualcosa di ricercare proprio il sapore dell'ingrediente. Mi sono venute tante belle idee e dedicare un menù che si chiama Inside Pantheon a Roma, ma farlo in mio stile già mi sta dando molte soddisfazioni. Il raviolino di quaglia alla carbonara e la vignarola in viaggio sono sicuramente due piatti che mi stanno portando parecchie soddisfazioni anche un po' da quello che dicono i clienti. Poi abbiamo creato questo Seasons at Pantheon, quindi mi ispiro alle stagioni al di fuori del Pantheon, quindi sarà un menù sempre in evoluzione con ingredienti molto stagionali, sarà proprio la parte più tecnica e più evolutiva del menù. E poi non potevo non portarmi i miei classici, perché comunque ci sono tanti clienti che sono abituati a quei piatti, e quindi ho creato un menù che si chiama Signature Iconic by Apreda, quindi con i miei 7-8 classici ormai irrinunciabili.